primo episodio di Dragon Ball GT ci stava. Sì. Ma sai che ti Cioè, dico? alla fine è leggero, in 20 minuti succede tutto quello che deve succedere per dare l'incipit. Bruttissimo, però c'è tutto. No, allora diciamo che è paradossale che ci siano questo set di sfere del drago dal nulla, ma da dove è uscito? No, voglio dire, scusa, queste le ha create, le ha messe lì e fino ad ora nessuno è andato mai a distruggerle. Nessuno è andato mai a usarle anche. Serviva adesso. Capito? Però per esempio in Daimas. Mai rilevate dal radar poi, effettivamente. Tra l'altro, però per esempio in Daimas hanno detto: oh, ma stanno in un altro universo. Quindi comunque non le potevi vedere. Non è che stanno qua vicino. Qua invece stanno proprio qua vicino. Le ha create il grande mago piccolo. Una Cioè, le ha volta, create una volta. Katazzi prima di dividersi. Non lo so, è un po' paradossale tutto questo. Vabbè. E poi stavano sotto un telo, forse di piombo, che impedisce comunque di essere La trovate. pelle di coccodrillo. La Peppe di. La La Peppe di coccodrillo! Peppe Rippa Pau. Puppiritto Pau. Ormai sto Dai, parlando. Pampa è diventato Sto diventando Namecciano. come Kaioshin e i Namecciani, parlo come loro ormai. sì, pelle di coccodrillo o piombo nascondono le sfere del drago. Però non mi pare che fosse né pelle di coccodrillo né piombo, forse un altro materiale che nasconde le sfere, non lo so. Però Comunque, Pilaf, che è Pilaf un lo sapeva. demone, che è un demone, Pilaf demone, demone, lo demone sapevi che sicuro, sapeva. demone Fra, sicuro. ma Pilaf, Dimmi un sul po', suo dimmi. cappellino, c'ha addirittura una sfera con la stella. È una delle sfere del regno demoniaco di Bravo. quelle. Certo, cioè, oh, so Pi, tutto, pi, so pi, tutto. Pilaf, vero guardiano della Sì, sfera. so tutto. Fra, ti posso dire una cosa? Dica. Forse ti incazzi se te lo dico. Fammi sentire. Questa prima puntata di Dragon Ball GT, secondo me, c'ha un ritmo migliore della prima puntata di Dragon Ball Daima. E l'ho detto prima, i tempi televisivi degli anni 90 dovevano essere più rapidi. Daima è Funziona un questa, film diviso in 20 episodi. eh? È perché effettivamente se io ti dovessi dire, cioè, quello che Il problema sono succede. le altre 63. Le altre 63 puntate No, sono allora, tremende. Ma pure questa è posso tremenda. dire una cosa sincera? Dimmi. Dopo tutti questi anni, forse quello che è piaciuto meno di Dragon Ball GT oggi ci potrebbe pure piacere, ovvero tutta la prima parte dove vanno nello spazio. Perché è quella secondo me più costruita. Le altre invece sono pure un po' Tirate improvvisate. via proprio per buttare avanti e far vedere Sì. il Super Saiyan 4. La gente dice sempre i draghi malvagi è la più bella. A parte che, Lucesse. a parte che è un cesso, ma scusami, hanno esaudito 10 desideri in tutta la serie di Dragon Ball e loro prendono 7 draghi. Ma già l'idea di base è fallimentare, che non può tornare, non può funzionare. Perché scegli quei 7 e altri 3 li lasci fuori dal computo? Che senso c'ha? Però, vabbè, tralasciando questa cosa, posso dirvi che l'inizio con Pilaf che sa sta cosa, che va a cercare le sfere, che si arrampica con le Pilaf Machine, e Goku e Ub che combattono, fanno questo allenamento finale. Ma quanto è bello, ma io mi sono gasato un botto quando Ub fa il colpo con tutto il corpo e spara il raggio verde. Ma che bello è! C'è da dire anche un'altra cosa, a Dimmi. differenza di Daima, che questo andava in onda subito attaccato a Z. Finiva Z e comincia. Questo è Sì. il sequel di Dragon Ball Z, Cioè, non c'è stata neanche letteralmente. un'enorme pausa, No, 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 quindi proprio non c'è stato bisogno di dritto. dover fare uno spiegone. Vero, vero, Il vero. pubblico di riferimento era lo stesso che aveva finito di vedere Dragon Ball Z, ma in realtà no, perché questa roba qua è stata pensata malissimo, secondo me. Il problema è questo. Non era il pubblico giusto in quel momento. Cioè, dimmi tu, Perché il secondo te qual è il pubblico. problema vero, secondo te, di Dragon Ball GT? Che quando è uscito nel 95, il pubblico ormai voleva sicuramente un seguito di Dragon Ball Z, ma non Ma che voleva. fosse Z. Ma che fosse un continuo di Z vero e proprio, non un ritorno per cercare di accontentare fan vecchi. Che in realtà erano cresciuti con Sì, quella roba lì, quindi bravo. volevano un Goku maturo sempre. Cioè, anzi, paradossalmente, oggi Daima, che fa tornare tutti i giovani, sì, funziona, perché oggi veramente quelli che sono cresciuti con Dragon Ball sono diventati quarantenni, trentenni come noi, oppure cinquantenni, che sono un po' più grandi. E funziona quella manovra nostalgia. Tra l'altro, questo andava nello stesso slot orario di Dragon Ball Z, che era quello delle 7 di sera. Quindi
Ok. Invece Dragon Ball Daima va nello slot orario tardissimo alle 23:40. In Giappone, ma alle 23:40. Già. A differenza di Super, che invece andava la mattina. La mattina, che era proprio target bambini. Sì, sì, quello era proprio, si vede che era pensato proprio per i bambini. Infatti, secondo me, Dragon Ball Super è molto più chiaro in tutto quello che racconta, pur un po' infantile. Dragon Ball GT non è infantile. Cioè, quello che ha raccontato fino ad ora, nella prima puntata, se tu ci rifletti, sono Pan che vuole avere un appuntamento. E... Muten che va a fare? Muten in realtà è la vera persona che non dovrebbe stare lì. Mi piace quello che fa, ma secondo me non c'entra niente. Perché se n'è andato dalla Game House? Cosa sta facendo lì? Ma vive in città, ma... giovane, hai visto? Sì, vabbè, giovane, 7000 anni. È diventato Michele Lo Scienziato. È diventato signorine. Signorine. Forte. Però posso dire che è avulso da tutto il contesto. Cioè, che ci sta a fare? Era per metterlo. Ci sta solo, sai che secondo me ci sta solo per fargli riconoscere Goku. Così Pan poi si convinceva e diceva: oddio, questo è Goku. Ma a questo punto poteva mettere qualsiasi altro personaggio che vive già la città, tipo Yamcha. Per questo ti dico che non c'ha senso. Potevano mettere Yamcha. Sì, Oolong. Chiunque altro. Sì, Oolong. Oolong secondo me è migliore. Uguale, sembra uguale, ma c'è già tu. Ma tu sei Goku. Esatto, mettevano lui. Cosa cambia, scusa? Sta cosa non è che mi è piaciuta tanto riguardandola. La lore mi intriga. Non mi piace il fatto che ne so, Reccaio prima perde tempo, dice Goku, sta alla sorrisa Reccaio, sta festeggiando il fidanzamento della nipote. Ma allora hai preso le sfere e mo servono altre sfere per tornare bambino e Goku dice vabbè, ma io sto bene pure bambino. E poi dopo lo chiama un'altra volta al telefono e dice: senti, però. Sì, da sera un po' chianazzi tu si creatura. Esatto. Devi trovare. No, ma soprattutto devi trovare le sfere, perché sennò si distrugge il pianeta. Ma questa cosa è veramente demenziale. È una cosa senza senso. Pan non sembra così insopportabile nel primo episodio. Sembra un po' vessata dalla vita. E dice: non riesco ad avere un appuntamento perché sono troppo forte, i ragazzi hanno paura di me, se ne scappano tutti quanti. Ok, ci sta, però raccontamelo meglio sto fatto qua. Ci voleva un antefatto. Me la rendi solo insopportabile. Perché? Wow, già è insopportabile. Ma sì. aspetta, no, perché per te è insopportabile? Dimmi. Sono curioso di sapere il tuo punto di vista. Ma è antipatico proprio in questa serie. Perché è antipatico? Cioè, sì. No, lo so che è antipatico. No, sto dicendo nel primo episodio. È una perenne... cosa stai per dire? Sapete. Sì, no, ho capito che cosa vuoi dire, però io mi sto riferendo solo a questo primo episodio. Ah, primo episodio? Adesso. Sono troppo influenzato dal personaggio. Primo episodio, una ragazzina che cerca di andare in appuntamento, fa vedere che è forte, perché è la nipote di Mr. Satan. Pure di Goku. Goku, nonno rinnegato. Appena lo vede fa... perché è diventato piccolo. No, cioè, perché dovrebbe essere contrariato da questo? Non lo sopporta. E tutto il tempo... Tutti quanti additano Goku come... Tu! Angelo. Tu ce l'hai avuto un fratello o una sorella piccola? No. Tu sei Goku. Tu sei Goku. Tu non capisci, perché io ce l'ho avuta la sorella piccola e l'ho schifato. Capito. E lei dice: ah, questo è più piccolo di me, devi stare sotto, hai capito? Devi stare pure zitto, perché io sono più grande, so più cose di te. Ma in questo caso è solo l'aspetto, perché Goku deve 40 anni. Vabbè, ma lei è pure una bimba piccola, scema, quindi non è che capisce tutto, perché Dragon Ball GT... è ambientato 5 anni dopo Dragon Ball Z, anche se loro sembra che sono passati 15 anni. Sembrano tutti estremamente più vecchi. 5 anni dopo Dragon Ball Z, no. 5 anni fa. Hanno detto 5 adesso. 5 anni dopo il torneo che Ub scappa con Goku. Cioè che Goku rapisce Ub. No, non rapisce, consensuale. Lo aiuta. Non ho visto Goku che è andato dalla madre di Ub a dire: senti, mi prendo tuo figlio. È un sottinteso. È un sottinteso. È successo in una puntata che non abbiamo visto. Allora, che verrà raccontata. Che verrà raccontata in Daima. In Daima, sicuramente. Probabilmente. E
cioè, se vedi i design, si vede che loro sono un po' più grandi, diciamo, però nell'episodio e in tutta la serie non si dice mai quanti anni sono passati. Mai, tu non lo sai mai. Toriyamata. Non raccontiamo mai nulla di reale. No, diciamo che però, secondo Toei Animation, sono passati 5 anni, il che è abbastanza irreale vedendo i design dei personaggi, cioè basta guardare Gohan, Pan, cioè comunque hanno dei corpi che non rispecchiano quell'età che loro dicono. Forse Toriyama, quando ha fatto i design, ha pensato veramente 10 anni dopo. Sì, anche perché molti sono tanto invecchiati. Krillin in questa serie è un vecchio. Ma Krillin sembra Muten. Vegeta che buffa, ancora buff, più alta. Proprio a dire, è diventato un vecchietto che non deve fare niente in questa serie. Sì, era proprio quella l'idea. L'idea era quella. Ma forse se avessero fatto come dicevo Toriyama, cioè che non lo prendi mai Vegeta, via, che non deve esistere. Per quanto è folle, può darsi che funzionava meglio, perché forse voleva raccontare di nuovo Goku bambino. Sì, però diventa fallimentare, perché non fanno altro che ripetersi, o se raccontano cose nuove, le cose nuove non sono molto interessanti. Adesso, pure volendoci concentrare sempre sul primo episodio, ripeto, cioè, ci sono tecnicamente, secondo me, un buon utilizzo delle luci. Ci stanno sempre quei fasci di luce quando Pilaf e gli altri scoprono le sfere. Ma pure qua in questa foto finale. Nella foto finale che c'è questa bella finestra aperta, che arriva tutta la luce. Questo è proprio bello, cioè è un bel tema di questa luce, mi piace tanto. E poi vabbè, ci sono dei limiti tecnici dell'epoca. Pazzuto. Vediamo. Sei andato a fuoco. Ci sono i limiti tecnici dell'epoca che magari chiedono, sai, di fare più una zoomata sul volto, più un'altra cosa. I movimenti sono mai troppo da destra a sinistra o viceversa, ma sono sempre verso lo schermo, no? Perché questo comunque è una serie 4/3 e quindi non ci sono molti movimenti. Cioè non c'è lo spazio del 16 noni, no? No, chiaro. E quindi si va 95 ore anche vedere. Esatto, e quindi si va sempre dritti, no? Le facce enormi sono dovute a Nakatsuru. Nakatsuru che aveva trovato questo stile dove le proporzioni del volto erano diverse, cioè aveva uno spazio tra bocca e mento molto più ampio rispetto a Zeta. Anche se, Toriyama, non so se ti ricordi, diceva che Nakatsuru quando disegnava e lui non lo riconosceva, diceva chi ha fatto io Nakatsuru? Dice era proprio bravo a copiare i suoi disegni, quindi chissà, boh. Però poi ha trovato il suo stile per GT, ha fatto questi personaggi un po' mascelloni. Però in Daiman non li fa così. In Daiman non sono mascelloni. Ho cercato di trovare un design diverso. Ha cambiato un po'. E comunque sono passati pure 20 anni. Dopo 20 anni, cazzo. No, 30. 95, 2024, 29 anni. Sì, 30 anni ci sono, dai. Ti è piaciuto allora questo primo episodio? Promosso primo episodio di Dragon Ball GT? Cioè, noi quando l'abbiamo visto da bambini, fra, ma come ci siamo divertiti? Oh, sì. Anche perché poi, cioè, era diretto continuo di Z, comunque qua succedono delle cose divertenti, non è che succedono le cose brutte che vediamo nella serie dopo. No, la premessa era buona, cioè, per quanto folle l'episodio scorre veloce. Infatti, vedo subito. Vero, Ce lo siamo divorati. È stato bello. Allora. Adesso mi vuoi dire tutto il male. È stata pure divertente. Ci sono dai, divertente il secondo episodio, dai. Solo gag per intrattenere. Perché con Marv e Harry che rapiscono Goku, Macaulay Culkin. Ci sono solo cacate in questo episodio. Ma Bulma non somiglia un po' vagamente alla mamma di Kevin? Vagamente un po' sì! Non è proprio la stessa capigliatura, però... cioè, un po' sì! Va bene. Okay. Un po' mi sembrava. Sì. Kevin! Sbatte a terra. Però dai, secondo episodio divertente. Tutte gag, comiche. Quindi, adesso. I primi due episodi di Dragon Ball GT e i primi due episodi di Daima. Che è più bello? Oddio. Confronto Daima GT. Fra, ti posso dire una cosa? Bello Daima. Ah, ok. Più bello Daima,
Però come ritmo, questi due DGT, cioè se non fossero fatti male, perché comunque sono tecnicamente peggio di Daima, ma è un limite dovuto alla produzione, al tempo. Cioè se oggi facessero Dragon Ball GT non sarebbe così, sarebbe un'altra cosa. Però se ti dovessi dire a livello di scrittura quanto ti piace di più, no, forse preferirei sempre Daima. Sì. Il contesto del regno, sì, demoniaco è molto più intrigante. Vince mille volte su viaggiamo nello spazio, sì, e prendere le sfere che abbiamo, sì, che abbiamo perso così a caso perché Pilaf ha fatto una stupidata di sfere che fino ad ora non abbiamo mai nominato. Certo, no, secondo me forse è meglio così, probabilmente è meglio così. Però se dovessi, che ne so, dirti, ecco, vedi cosa ha fatto di buono Daima rispetto a GT? Partono per lo spazio, no? Ed è un gruppo totalmente improvvisato. Questo, DGT. DGT, con Goku, Trunks e Pan, che si ritrovano quasi per sbaglio tutti e tre, dove non c'è stato un controllo, dove Pan è entrata nella navicella, nessuno ha visto da terra che lei stava entrando nella navicella, come hanno fatto a non notarla, che ha rotto lei la navicella... E poi lei la paga questa conseguenza? Ma io non penso proprio. Non mi ricordo durante la serie se tipo le succede sta cosa, però comunque lei ha fatto un errore. Sai, una buona serie di solito ti fa pagare un errore, paghi lo scotto, impari. Lo scotto lo pagano perché poi... Gli altri lo pagano, che se la sorbiscono per il viaggio. Cagato pure un cazzo. Capito? E quindi a lei alla fine non paga niente. Quello che ha fatto di buono Daima è stato poi prendere un gruppo più eterogeneo. Mettiamo Piccolo, Goku Vegeta, Glorio Panzi, Kaioshin, Bulma. È un gruppo bello ampio. Cioè, parte per i demoni. E lo dividono pure. Esatto, sono divisi. Ma fidati, è come dico io, mo non si incontreranno subito. Dici che non si beccano subito? No. Ma i due gruppi sono divisi e ci sono avventure divise per poi... All'inizio non si cioè prima Goku, Glorio e Kaioshin vivono qualcosa. Sì, sì, poi sì. Dopo magari c'è un episodio focus solo su quel gruppo lì. Ok. È un po' una dinamica da videogioco questa, no? Che tipo dicono... Per un motivo devi perdere tempo. Sì, sì, sì. E poi dopo... Si congiungeranno magari in un punto ben preciso, oppure in un momento clou dove sta... Dove aiutano ad arrivare Goku. Arriva qualcuno dell'altro gruppo ad aiutare. Tipo, che ne so, serve combattere, arrivano Vegeta e Piccolo, va? Oppure si deve risolvere qualcosa, arriva Bulma. La coppia Piccolo e Vegeta è molto interessante. Piccolo, Vegeta, Bulma e Panzi. Questo è l'altro gruppo. No. No. Sì, secondo me Panzi... No, Panzi la incontreranno quasi subito loro. La incontrano Goku e Kaioshin. Sì, 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 sì. Alla fine l'importante è che stanno insieme per combattere i Tamagami, che è la cosa che devono fare. Ma i Tamagami sono in posti diversi. Nei tre regni demoniaci. Ecco, vedi, pure questo è più corto, no? Cioè, rispetto a GT che dovevano cercare su 7 pianeti, qua invece devono cercare... In tre regni. Cioè è più corto, però i tre regni sono sicuramente più vasti, no? Anche se non credo che li esploreranno tanto. Ma i tre regni poi qual è la divisione? Allora, cioè che cos'è la divisione dei tre regni? Non ancora la conosciamo. Secondo me è in base alle razze. Tipo la razza di Popo. Non lo so se è così. Cioè noi lo sappiamo. La razza di Imagine. Lo sappiamo. La razza dei demoni generici con le orecchie a punta. Perché i Magin sono diversi dai demoni. Può essere. Ma Shibu è un Magin, però non ha le orecchie a punta. Eh no, perché lui è creato. Effettivamente questa cosa è da capire meglio e da esplorare. I tre regni sono dominati da tre re diversi. E loro poi, secondo me, dovranno affrontare non solo i regnanti, ma anche il Tamagami. Quindi si allunga un po' tutta la situazione. Invece in Dragon Ball GT quello che facevano era semplicemente andare in giro e trovare... Ma quindi dei tre mondi, sono i tre mondi... Sì, sono quelli, fra, sono quelli. Ce n'è uno che è Paro a Namek. Più o meno, sembra... Allora, c'è Namek nel Regno Demoniaco, si vede pure nella ending. C'è un Namek che è tutto devastato perché loro l'hanno abbandonato.
Guarda che occasione persa Dragon Ball GT, ma non sarebbe stato bello se una sfera del drago dalla stella nera finiva su Namek? E andavano a incontrare i Namekiani e si facevano una chiacchierata, non per usare le sfere di Namek, perché magari, che ne so, il saggio di Namek diceva no, non potete usare le sfere perché le state usando troppo, guarda che cosa state combinando, state facendo un casino, quindi mo quelle di Namek non ve le diamo. Vi aiutiamo, vi diamo, ristabiliamo i poteri, che ne so, qualsiasi altra cosa, però le sfere non ve le diamo perché state facendo troppo casino. Mo vi diamo questa qua stella nera perché questa porta sventura, portatevela via. Cioè, ma che bello sarebbe stato così, va bene, o no? Va bene. Sì, no, si poteva lavorare meglio, sicuramente. È perché a me, cioè, dispiace, perché poi GT noi ci siamo cresciuti e ci è piaciuto pure, ci siamo divertiti a guardare GT, no? E vabbè, dai, da bambini ci siamo divertiti. Saga di Baby, non ti è piaciuta? Non vedevo l'ora che arrivava il Super Saiyan 4. Ah, subito tu? All'epoca. Subito volevi? Ah, sì. E poi già sapevamo che c'era, spam ovunque, zaini, cartelle, figurine. Questo è vero, internet. Questo è vero. Vabbè, però i fratelli para. Pom para 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 pom papà. Pom para 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 pom papà. Dai, quelle sono quelle cose alla Toriyama, però fatte dalla Toei, quindi un po'... un po' stranine. A me piacevano tanto quelli della squadra Sigma, fra. Squadra Sigma che si fondono e diventano un solo robot. E poi Lilde che prende i poteri di tutti quanti e diventa Mega Lilde. E poi si scopre che in realtà Lilde è tutto il pianeta. E poi si scopre in realtà che era Baby dietro tutto questo. Dai, era bello. Bellissimo. Ma bello perché poi muore Baby. Finito. Vabbè, diciamo che comunque questa saga poteva dare tanto. Poi vabbè, gli Tsufuru. Tu pure dicesti che forse tornano gli Tsufuru in Daima. No, lo disse Nicolas. Lo disse. Perché disse sto fatto che... che forse i Saiyan erano pure loro demoni per via delle orecchie a punta ad Ozaru. Effettivamente. Però, cioè nel senso... non credo, ma... perché no? Sarebbe perché bello no. Pensarlo. Perché no? Certo, sarebbe bello pensarlo che torno gli Tsufuru. Ma tra l'altro, io sai che cosa avevo detto? Guarda qua che cosa hanno fatto quelli della Toei. Cioè, si sono raccontati una storia intera sugli Tsufuru, che non esistono in Dragon Ball. Cioè, nel manga non si parla degli Tsufuru, non si parla mai degli Tsufuru. Cioè, nel manga di Dragon Ball ci sta soltanto che esistono i Saiyan, e i Saiyan sono anche antecedenti a Freezer. Cioè... Freezer è un'idea successiva che è venuta a Toriyama, perché sono i Saiyan quelli che fanno la colonizzazione dei pianeti. E poi dice, vabbè, siccome eravamo bravi a fare questa cosa qua, ci siamo alleati con Freezer, che lui già lo faceva, bla 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 bla. E si sono messi insieme a fare questa roba qua. La roba degli Tsufuru è un racconto di Rekkaio nel... Bravo, ti ricordi? Certo. Lo certo spiega Rekkaio a Goku e poi Goku dice alla fine, ah sì, perché pure io sono un Saiyan e volevo sapere la storia del mio popolo. E beh, scusa, non è la stessa cosa, cioè, Toriyama non ha raccontato niente dei Saiyan, giusto? E se riscrivesse tutta la storia in Dragon Ball Daima? Come hanno fatto in Dragon Ball GT tutta la storia degli Tsufuru. E lui racconta tutta la storia dei Saiyan per la prima volta in Dragon Ball Daima. Dove finalmente vediamo questo sfaccimma di Yamoshi. Magari! Alla fine Yamoshi è un demone. E Goku alla fine si fonde con lo spirito di Yamoshi e diventa Ozaru controllato. Eeeh, come Broly. Certo, se no dove sta il... Poi non tornava con quell'altra cosa. No, devono fare qualcosa che torna in Dragon Ball Super. Certo, che lo stanno facendo sempre. E quindi è quello. Puntata dopo puntata. Vabbè, comunque, episodio 2 di Dragon Ball GT, piaciuto? Ma divertente, proprio. Divertente, però sapendo, non fantastico. Sapendo quello che succede dopo, già... Vabbè, però rifletti solo sulla puntata, rifletti solo su questa puntata. Sei divertito? Sì, mi è divertito, però già... Vabbè, comunque una stronzatina. Già Pan mi ha rotto il cazzo in questo. Una stronzatina, Mi ha rotto il cazzo più della prima puntata, in questa seconda, Pan. Però è simpatico che lei vuole crescere, vuole fare l'adulta, beve il caffè e poi basta, fa schifo. Solo quella scena là che è simpatico. Poi tutto il personaggio sta lì. Poi è fastidioso, però. E lo so che è fastidioso. Insopportabile. Ha scassato l'astronave e nessuno le dice niente. Cioè, questa è una cosa gravissima. Cioè, in una storia tu me lo devi dare il contraltare. Cioè, non puoi lasciare impunito un personaggio che fa una cosa così grave. No, non vediamo il terzo.
No, va bene. Infatti, sono usciti due episodi di Dime, vediamo due episodi di GT. Poi, piano piano. Poi andremo avanti, controlleremo anche gli altri episodi di GT. Sì.